Ladies and gentlemen, buon weekend, benvenuti in questo nuovo video su un nuovo gioco che si chiama Buckshot Roulette. Praticamente siamo all'interno di una discoteca dove c'è un pazzo seduto ad un tavolino, un po' strambo, molto creepy, che vuole giocare con noi alla roulette russa. Con un fucile a pompa. Oh mio Dio, come facciamo a uscirne vivi? Non lo so, un bel pollicione in su. Se conoscete altri giochi simili, scriveteli qua sotto nei commenti. Io vi auguro una buona visione. Un giochino creato da Mike Klubnica. You feel it? Huh? You feel the music? Praticamente noi eravamo in discoteca, c'era una festa e a una certa, dopo qualche drink, ci scappava da pisciare pesantemente, quindi siamo giustamente andati in bagno. Specchi che non specchiano, ma c'è scritto spaventato, afraid. Qua ci sono delle pillole. Consuma le pillole. Non raccomandato ai giocatori per la prima volta. Ok, allora no. È la prima volta che gioco, posso cliccare solamente la porta. Calcio pesantissimo. E siamo sopra la lobby della dance floor. Posso solo cliccare questa porta qua giù in fondo. Va bene. Vamos. Eccoci qua. Oh mio Dio, per favore firma il contratto. General Release of Liability. Ma non leggo niente, ma come posso firmarlo se non leggo niente? Però figo, cioè tutto questo meccanismo mi piace. Ci firmiamo. Stepney, preciso. Raga, 6 lettere a disposizione. Stepney. Invio. Eccoci qua. Siamo dentro. Che cos'è questo così? No, no. Primo round. Dai, dammi qualcosa, spiegami. Ok. One live round. 2 bucks. I insert the shell in a no order. Ok. Quindi ci sono 2 colpi vuoti e 1 pieno. Sparare a te stesso. Una cartuccia vuota. Salta il turno del dealer. Ok. Quindi devo prendere il fucile. Devo spararmi? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ero vuoto. Ok, calmi. Calmi. Quindi sta di nuovo a me. Adesso ci sono un proiettile normale e uno vuoto. Dai, le probabilità che ci sia quello vuoto sono remote. Ma non è vero, il 50%. Vabbè, sparo al dealer. Vediamo. Dritto in faccia, bello. Let's go. Let's go. Quindi sappiamo che l'altra cartuccia adesso è per forza vuota. E lui si spara. Va bene. Quindi salta il mio turno. Ora ce ne sono 3 piene e 2 vuote. Certo, una sequenza nascosta. Cioè, non sappiamo quale mette prima. 3 piene e 2 vuote, quindi è più probabile che ci sia una piena. Sparo al dealer, dai. Sparo al dealer. Non può esserci vuota. Eliminato. Abbiamo già vinto il primo round, raga. Cioè, praticamente è un lancio di una monetina ogni volta. Stepney win! Primo round portato a casa, si va al secondo. Perché nel terzo c'è un teschio della morte? Let's make this a little more interesting. Che sta succedendo? 2 oggetti a testa. Più oggetti più avanti, ogni ricarica. Ok. Abbiamo una lente di ingrandimento. Un'altra lente di ingrandimento. 2 lenti di ingrandimento. Quante vite abbiamo però? 4. 4 vite a disposizione. Uno pieno, uno vuoto. Lui c'ha degli oggetti. Ok, cosa fa? Check the current round in the chamber. Ok, posso sapere quindi che proiettile stiamo per sparare? Va bene, lo uso. Lo uso. È pieno! È pieno! Ti sparo! Non si può sbagliare qua, eh. Dritto, secco, in faccia! Ma si è acceso una sigaretta il tizio! Ma in che se... Ah! Ma scusa, accenderlo ti dà una vita in più, accendere una sigaretta. Ma io la sigaretta non ce l'ho qua. Giusto, ogni round ci sono nuovi oggetti. Questo non so cosa sia. E mettilo qua, sembra un coltello. Poi General Release of Liability, Enter Name God. Ah, quindi Dio ha partecipato a questo gioco? O parla di me? 2 proiettili pieni, 2 proiettili vuoti. È il tuo turno? Oh cavolo. No, forse è sempre il mio turno. Lo shotgun fa 2 danni. Ah, ok. Ok.
Cosa mi conviene fare? Usare... Lui c'ha delle manette! Dai, controlliamo cosa c'è dentro. Vuoto, è vuoto. Ok. Quindi sparo a me stesso. Dritto secco in faccia ed è vuoto. Lui salta il turno, tocca di nuovo a me. E adesso potrebbe esserci il proiettile, vero? Quindi attiviamo il coltello che taglia il pompa. Diventa un canne mozze e gli spariamo. Se c'è il colpo gli facciamo due danni. Let's go così. Mi ha appena manettato. Non bene. Sta tagliando il pompa. Oh cavolini. Quindi vuole spararmi. Stai buono. Due vite a testa. Oh mio Dio. Quindi ora uno è pieno e uno è vuoto. Ma io sono manettato. No. No eh. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. C'è rimasto solo un proiettile. Questa è boh, una lattina. Le manette. Ufficialmente ce l'abbiamo anche noi. E quindi? Ah ok. Tre pieni, due vuoti. Cosa fa la lattina? Cosa fa la lattina? You rack the shotgun. Ends round on last shell. Termina il giro sull'ultimo guscio. Ma che caspita significa Google Translate? Con questo il dealer salta il turno. Ci sono tre pieni, due vuoti. Vabbè dai, proviamo la lattina e vediamo che succede, raga. Se la trinca. Ah, toglie un proiettile. Ed era pieno. No, ragazzi, potevamo vincere. Adesso sono 2-2. Boh, raga, io ci provo. Ci provo lo stesso. È vuoto! No, 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 no. Manette? No, 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 non bene. No, non bene, non bene, non bene, non bene. Molto interessante. E quindi? È vuoto. Oh, oddio, c'ha due turni di fila. Perché mi ha messo le mani. È impazzito. È impazzito, si è sparato due volte di fila. Però adesso sono uno pieno e uno vuoto, eh. Giusto? O mi sbaglio? Ho sbagliato i conti? Siamo morti. Oddio, chi è questo? You are lucky it left you with a charge. Get up, Stepney, the night is young. Chi è sto tizio? Siamo ancora vivi qui. Ma no, ma riparto dal bagno. Ma quindi abbiamo perso. Gravissimo. Gravissimo. La festa continua. Eh no, mi stavo divertendo. Quindi ho deciso che ripartivamo dal secondo round però. In totale 1-1. Usiamo le manette. Sparo subito a lui. Così se è vuoto sparo a me. No, 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 no. Poi risparo a lui. Poi risparo a lui ovviamente. Spara al dealer. Ed era pieno. Ok, sparo a me. Lui salta il prossimo round. Ritocca a me. Due pieni, due vuoti. Allora partiamo magnifying glass. Dai, vediamo. È pieno. Io lo sparo in faccia. Io lo sparo in faccia. Ciao bello. Vai a due vite. Pum. Non bene. Non può sapere però che cosa c'è dentro. Si spara da solo. Scemo. 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 Una vita a quattro. Una vita a quattro. Però di nuovo il suo turno. Porca miseria. Taglia tutto. Beh, ovviamente quindi adesso spara a me. Un proiettile c'è, un proiettile no. Ti prego. Sì, è vuoto. È vuoto. È vuoto. Siamo liberi. Siamo liberi, giusto? Torna il round. Si sganciano. Fine. Non bene. Non bene, ragazzi. Allora, però se è ritornato dentro... Ah, perché era vuoto? Non... Sono confuso. Tre pieni, due vuoti. Ed è il nostro turno, spero. Spero di sì. Ok, è il nostro turno. Tre pieni, due vuoti. Tre pieni, due vuoti. Ah, sicuramente gli mettiamo le manette. Tre pieni, due vuoti. Le possibilità che ci sia il proiettile sono alte. Sparo. Ed è vuoto. Va bene, però tocca di nuovo a me. Tocca di nuovo a me. Quindi risparo di nuovo a lui. Tre pieni, uno vuoto. Let's go. Bene, 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 bene. Stepney wins, Stepney wins. E cosa succede al terzo però che c'è il teschio? Adesso sono molto curioso. Long last we arrive at the final showdown. No more defibrillators. No more blood transfusion. Now me and you we are dancing on the edge of life and death. Balliamo sul bordo tra la vita e la morte. Cosa sta uscendo?
Questa roba mi ricorda solo Enigmista. Connessione al defibrillatore. Che fa? Non ho idea, non ho idea. Macchinari bizzarri e dove trovarli. 4 oggetti a testa. Vai. Manetta qua. Coltello qua. Abbiamo la birretta e un'altra birretta. Va bene. Quante vite? Una marea. 6 vite. You know the drill. Ok. Quindi sono 2 vuoti, 1 pieno. Sparo a me. Sparo a me. Sparo a me, non c'è verso che sia pieno. Sì, era vuoto. E andiamo. Quindi, adesso, manetta. Metto la manetta così abbiamo 2 round di fila. Sparo a lui, se è vuoto quello dopo taglio il fucile. È vuoto, perfetto, perfetto, tutto segue i piani, lui è bloccato. Vado di questo, tagliamo tutto. Mo te lo becchi in faccia, da 2 danni questo, Quindi da 6 va a 4. Vediamo che cosa abbiamo a disposizione. Le siga per riprendere la vita. Lente di ingrandimento per sapere cosa stiamo per sparare. Ancora siga e altre manette. Ok. 4 pieni, 4 vuoti. 4 pieni, 4 vuoti, 50% di possibilità. Allora, forse conviene fare questo. Vediamo. Dopo la lattina sappiamo che era vuoto. Bene, 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 bene. Sparo a lui. Dai, proviamoci, sparo a lui. Sparo a lui il secondo colpo. Ed è pieno. Ma andiamo. 6 a 3. 6 a 3, lui ha 2 pacchetti di sigarette, quindi può andare a 5. Eccolo lì, va a 5 vite. Va bene. Va bene, quindi ripristina uno di salute. Mia manetta al tavolo, gentilissimo. Si poppa una birra ed era pieno, per l'amor del cielo. Pieno anche questo? Era vuoto questo. Poppa un'altra siga, sta usando tutti gli oggetti che aveva. Tutti gli oggetti. E adesso spara a me, spara a se stesso. È pazzo, è vuoto. Ottimo, ottimo. No, ho perso il conto dei proiettili, ovviamente. Ho perso il conto completamente. Stiamo per perdere 2 vite, vero? Invece no, è vuoto. Scemo, scemo. Bene, bene, bene. Quindi adesso è pieno per forza. Ah no, non ancora. Ma fantastico. Si spara da solo. Qui c'è. Ma che scemo, ma perché? È pieno, quindi dritto in faccia a lui, ovviamente. Bello, dritto in faccia, torni a 3 vite. Spero che tu non trovi altre sigarette, perché non ha senso altrimenti, cioè, andiamo avanti all'infinito. Quindi non ci dovrebbero essere più pieni. Esatto, ci dà gli oggetti nuovi. La birretta la metto qua. L'altra birretta la metto qua. Manetta. Mi devi dare il coltello però. Come faccio? Lui c'ha le sigarette di nuovo. 3 pieni, 2 vuoti. Allora, lo ammanetto. Ti sparo. Ti sparo. Se è pieno perdi una vita e tocca di nuovo a me. E adesso sono 2 pieni, 2 vuoti. Lui ha 2 vite. Peccato non avere il coltello, perché potevamo chiuderla. Dunque, sei pronto? Sei pronto a che? A cosa? Oh. Che sta... Che vuol dire? Che vuol dire? Poppo la birretta. Cin clank, era pieno. Poppo la birretta allora. Cin clank. Glu 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 glu. Era vuoto, quindi sono rimasti 1 e 1. 1 e 1. Poppo un'altra birra, voglio andare sul sicuro. Poppo un'altra birra. Era pieno, ok, quindi dobbiamo ricaricare tutto, giusto? No? Facciamo finire il round così. Era vuoto, lo sapevo però. E lui si sgancia. Va bene. Ci dà altri 4 oggetti, quindi praticamente round quasi nullo. Birra, coltellino, coltellino. Bene, e birra. 4 pieni, 2 vuoti. Lo leggo, taglio. 4 pieni, 2 vuoti. Cioè, è molto più alta la probabilità di ucciderlo. E gli spariamo in faccia. Ed era vuoto. Calmo, 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 calmo. Va tutto bene. Va tutto bene. 4 pieni, 1 vuoto. 4 pieni, 1 vuoto, ragazzi. Taglio di nuovo. E la chiudiamo. 4 pieni, 1 vuoto. Cioè, l'80% di probabilità di ucciderlo. Ed è così. Ed è così, raga. Abbiamo vinto, quindi. Cos'è? C'è una valigetta. Oh, Mr. Beast. È il money. È il cascito. È il dinero. Ce ne stiamo andando via, vincitori. Dentro una macchina che sembra un Cybertruck. Col pompa e i soldi. Congratulations, Stepney. Shots fired. Shell ejected, door kicked,
cigarette smoked, millilitri di birra bevuti, ho bevuto 2 litri. $63,000 abbiamo vinto. Inizia una nuova partita. E perché voglio fare una nuova partita? Beh, è molto semplice, perché adesso voglio fare sta cosa qua. Non era il mio primo Volt Road, quindi dico di sì. Accetto. Ho consumato le pillole. E ora? Oh, però non c'è più il tizio. E si torna su dallo Steven. Va bene, ora scrivo God. Non posso. Comunque non ho idea di cosa abbiamo appena firmato. Ah, adesso i round sono 3. Non c'è più il teschio finale. E si parte subito con gli oggetti. Interessante. Ok, una birra e le siga. 3 vite a testa, 3 pieni, 3 vuoti. Così ce la trinchiamo e vediamo subito com'è il primo proiettile. Vuoto. Quindi adesso sono 3 pieni, 2 vuoti. Spariamo ovviamente a lui, perché dovrei spararmi da solo in testa. Cioè, una stupidaggine. Ah, bella vita così, eh. Grazie, grazie. Easy, easy, così. Dai! Vedi? Con la testa, 200 IQ. Dammi la lente di ingrandimento. Solo le manette, solo le manette. 4 vuoti, 3 pieni. Ok, intanto mi poppo la siga. 4 vuoti, 3 pieni. Sono quelle al cioccolato, raga. Tutto fake, tutto fake. Dai, non può esserci il colpo. Sparo di nuovo a me stesso. Figuriamoci se c'è il colpo dentro, raga. Ah, è il suo turno? È il suo turno? Ma vada traffan, dai. Non bene. Oh mio Dio. Un pieno e gli altri vuoti. Oh mio Dio, meno male. Meno male, meno male, meno male. Allora, in teoria ho vinto perché gli do le manette. Sparo a lui. Se è vuoto, gli risparo di nuovo. È fatta. È fatta, per forza. Easy. Vuoto, ma lo sapevo. Ci sta. Tocca di nuovo a me. Ciccio bello, mi dispiace. Sei stato fregato con le tue stesse armi, coglione. No! Di nuovo c'è da firmare il contratto. Easy, easy, easy. 2 pieni, 1 vuoto, il 66% di probabilità. E il surri. E il surri, e il surri, e il surri. E andiamo. Allora, ammanettiamolo. 3 vuoti, 3 pieni. Lo ammanetto e sparo a lui. Lo ammanetto e sparo a lui. Easy! 2 pieni, 3 vuoti in questo momento. Lui ha 2 vite ed è ammanettato. Se becco il proiettile dentro abbiamo vinto. È vuoto. Però va bene lo stesso, perché sparo a me stesso. E adesso sono di nuovo 2 vuoti, 2 pieni. E ci devo provare, raga. Ci provo. Se c'è il proiettile abbiamo vinto. No! Non farlo, non farlo, non farlo. Ti ho dei soldi, ho $60,000. Io ero troppo curioso di vedere cosa succedeva al round 3, raga. Pino in pareggio col dealer. Sono finiti i colpi però, eh. Sono finiti i colpi dentro, dobbiamo fare il reset. De che? De che? Ma no! Non ci sono più colpi, oh! Ma non è possibile! No! Oh! Non so contare, ragazzi, è ufficiale, non so contare. Vediamo. È vuoto di nuovo. Quindi sparo di nuovo a me stesso. 4 pieni, 2 vuoti rimasti. 4 pieni, 2 vuoti. Adesso sparo a lui. Non c'è modo che non ci sia il colpo. Ma tutti i vuoti di fila. No, 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 ragazzi, no, no, no. Che cosa ci sarà adesso? Sarà pieno per forza, ti torna? E fammi indovinare, userà anche il coltellino. Fai schifo. Sei un lurido, lurido. Dai, cioè, 3 vuoti di fila. Ma quali erano le probabilità, cioè? Quindi 3 pieni, 1 vuoto. Ragazzi, ce n'è 1 vuoto. 1 vuoto e 3 pieni. Uso gli oggetti, raga. Vediamo. Pieno. Ne bevo un altro. Vuoto. E allora sono tutti pieni. E allora abbiamo perso. Abbiamo perso. Abbiamo perso di nuovo. Matematicamente. Se è rimasto un solo proiettile dentro, io non posso recuperare vite. È il suo turno. Bella fregatura. Bella fregatura. Basta. Cari amici, questo era Buckshot Roulette, una roulette russa con un pazzo psicopatico in una discoteca. È stato molto doloroso farsi sparare in faccia. Spero che vi siate divertiti. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina che dobbiamo arrivare a 1 milione. Ci vediamo al prossimo video, sta per tutto.
Che fai? Spari a te stesso o spari a me? Oddio, aspetta, dovrei avere io il fucile. Vabbè. Oh.